Ciao a tutti, in questo video andiamo a riparare la parete in vetro resina di questo camion. Vi faccio vedere step by step tutti i passaggi da eseguire. Se non ti sei ancora iscritto, fallo in modo da non perderti nessun nuovo video. Quando lavoriamo con la vetroresina usiamo sempre mascherina, guanti e possibilmente una tuta integrale usa e getta. Dato che la vetroresina si è spaccata e si è sollevata, ho deciso di tagliarla ed iniziare da zero, lavorando con i fogli in vetroresina sul poliuretano espanso. Smerigliamo i bordi della vetroresina. Dobbiamo sovrapporre i fogli di vetroresina fin sulla smerigliatura. Per effettuare questa riparazione abbiamo bisogno di resina liquida, fogli in vetroresina e stucco vetroresina. Catalizziamo la resina liquida dal 1 al 3% in base alla temperatura esterna, 1% d'estate e 3% d'inverno. Ora tagliamo delle pezze di vetroresina a misura. Spennelliamo la resina liquida sul supporto, poi appoggiamo i fogli in vetroresina. Praticamente stiamo facendo un sandwich, strato dopo strato fino ad arrivare al livello del gel coat. We'll be right back.
fogli in vetroresina non fanno molto spessore. Per eseguire questa riparazione ho utilizzato 6 metri quadrati di fogli in vetroresina e 4 litri di resina liquida. Voglio dare un consiglio a quelli che hanno iniziato da poco in carrozzeria. A volte vi dovete fermare, guardare a 360 gradi e all'occorrenza dare una pulita. È una cosa molto apprezzata dai titolari. Mettiamo sulla P80 sulla lima più grande che abbiamo e cominciamo a carteggiare la superficie. Cambio lima, metto una più larga e aspirata. Lavorando con la lima aspirata si è molto più veloci dato che la polvere defluisce molto meglio. Carteggiando la resina dobbiamo arrivare a 4-500 micron, che sarebbero mezzo millimetro sotto al livello del gel coat, perché poi andremo a trovare il livello e a pareggiare con lo stucco. Stucco vetroresina. Catalizziamo lo stucco dal 1 al 3% in base alla temperatura esterna. Con la prima rasata chiudiamo i buchi più grandi. Cominciamo a stuccare. Per evitare la formazione di bolle d'aria, consiglio delle rasate fini di stucco. Con lo stucco arriviamo a circa 50-100 micron sopra il livello del gel coat.
Mettiamo su la P80 e iniziamo a carteggiare lo stucco. Ora mettiamo sulla P150 e continuiamo a carteggiare con la lima. Carteggiamo a mano con la P150 e proviamo a trovare il pari. Prendiamo le misure esatte, mettiamo il filetto e carteggiamo il restante con la P240. Lo spigolo della lastra in acciaio inossidabile era rovinato. Il cliente non voleva metterlo a posto, quindi ho dovuto trovare una soluzione. Ho messo un cordolo adesivo sopra per mascherarlo. Isoliamo per bene il camion e laviamo con l'antisilicone prima della verniciatura. Pure questo è un altro esperimento. Usiamo il Gladiator tinteggiabile. Versiamo il catalizzatore e 100 g di vernice lucido diretto non catalizzata. Prima mano la diluiamo al 20% e diamo una mano leggera. Ok, è andata male, iniziamo da capo.
Prepariamo un altro po' di Gladiator tinteggiabile diluito al 20% e spruzziamo la prima mano. Per spruzzare il Gladiator io uso la pistola da fondo Ugello 1.8, pressione 2,5-3 bar. La seconda e ultima mano spruzziamo il Gladiator non diluito. Bisogna andare più lentamente e a una distanza di circa 25-30 cm. Secondo me è venuto molto bene. Che alternativa avevo? 1. Spruzzare tutta la parete con un costo molto alto per il cliente. 2. Fare una sfumatura con lucido diretto, che non mi sembra il caso. Secondo me per un rattoppo così è il sistema ideale. So for granted.